Esordio migliore non si poteva immaginare. Assolutamente, guarda, hai detto tutto tu, è stato veramente un sogno. Eravamo partiti non con l'idea di perdere, però sicuramente con l'idea di fare una partita difficilissima, e così è stato, infatti. E niente, è un sogno veramente iniziare una stagione così, così, in modo splendido, contro una squadra incredibile, sicuramente una candidata ai playoff, se non a salire sopra in A1. Quindi è un sogno, veramente un sogno. Proseguo del campionato del Ferrara United, secondo te? Il proseguo non lo so. Dopo questa partita non ci poniamo limiti. Non lo so, veramente. Non lo so. Potremmo fare benissimo, come potremmo calare. Ovviamente ci alleneremo ancora per cercare di ripetere queste partite. Non era l'esordio che volevate, ecco, questo è sicuro. L'esordio che uno vuole è sempre una vittoria, ci mancherebbe altro. Sappiamo però che siamo una squadra compattata da poco. Ci stiamo lavorando, è un po' difficile. Sai, non è più una situazione professionistica, quindi ci vuole un periodo di adattamento, ci vuole del lavoro, tanto. E i risultati arrivano con il lavoro, quindi loro sono una squadra comunque che è innovativa, visto che hanno proposto e sfruttato questa nuova regola per praticamente tutta la partita. Noi abbiamo giocato abbastanza bene per buona parte della partita, anche non soffrendo particolarmente questa tattica del doppio portiere. Poi alla fine un leggero infortunio di Giambattista Carmignani, qualcuno magari, me compreso vista l'età, che magari è sceso un po' di livello, e ci siamo fatti recuperare, abbiamo fatto degli errori un po' di troppo e purtroppo è andata così. Da dove riparte Prato dopo questa sconfitta all'esordio? Ma riparte dalla consapevolezza comunque che il gruppo è buono, ha voglia, c'è entusiasmo, e questa è, credo che sia una cosa buona per una squadra. E ripeto, c'è da lavorare tanto, e non è in un mese, in 2 mesi che si può costruire una squadra, soprattutto una squadra, ripeto, che ha aggiunto 2 gruppi come quella che attualmente è la squadra nostra, la nostra squadra.